presentato ufficialmente il tavolo sulle disabilità, un momento di confronto con il mondo associazionistico cittadino, con le scuole, per migliorare la qualità della vita anche chi ha problemi di disabilità, ma anche per gli anziani, per le mamme, quindi per favorire una reale integrazione anche a chi ha problemi di mobilità. Sì Luca, questo è un progetto che sono molto contento e orgoglioso di poter portare avanti. Questa idea nasce praticamente con due ragazzi che ormai partecipano al tavolo, che sono Francesco Simonelli e Massimiliano Nunzi, in un giorno in un bar dove avevano la volontà e il piacere di poter portare una commissione consigliare, ma ho ragionato tanto, abbiamo ragionato con gli uffici. E l'idea era quella invece di metterla sostanzialmente sulla politica, su una commissione consiliare. Abbiamo scelto, come 2 anni fa è nato il tavolo della povertà qui a Tolentino, di scegliere di creare un tavolo della disabilità dove possono partecipare tutte le associazioni del volontariato e anche aperto alle scuole, le scuole di Tolentino, quindi le superiori, le medie e le elementari. Quindi un progetto che sostanzialmente ci rende molto felici come amministrazione, perché è veramente voluto fortemente proprio perché siamo molto attenti al problema della disabilità. Quindi una sorta, come ho detto prima in conferenza, di faccio l'esempio di una buca: quando un cittadino normale ti chiede di mettere nel posto la buca, comunque mettiamo in condizione anche persone che tra virgolette chiamiamo meno fortunate, ma così non sono, anzi hanno tanto da insegnarci, comunque i problemi vengono sostanzialmente messi equiparati, quindi abbiamo un punto di equilibrio e li portiamo sostanzialmente ad essere persone come noi, perché in realtà sono persone come noi. Quindi sono molto contento di questa cosa e credo che sia l'inizio di un percorso da fare insieme, di un lungo viaggio per risolvere tante problematiche che oggi già in parte abbiamo risolto, ma che possiamo sempre migliorare. Una bellissima idea integrativa di un lavoro che già comunque abbiamo fatto fin dal nostro insediamento, e io dissi allora, e l'ho ripetuto oggi, ai ragazzi con disabilità, e al momento avevo davanti a me Paolo Vichi, che è un ragazzo straordinario in rappresentanza di tutti gli altri, da Nunzi Massimiliano, da Simonelli Francesco, a tutti i nostri concittadini, ragazzi, giovani e non giovani, che ci guardano con occhi buoni, che ci suggeriscono, ci vogliono bene, ci sorreggono, ma noi dobbiamo sorreggere loro, dobbiamo preoccuparci di quelle che sono le problematiche, come abbiamo fatto, ripeto, ma non è sufficiente per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per quello che può essere tutta una serie di provvedimenti che possono essere propedeutici al miglioramento della vita anche e soprattutto di coloro che non sono stati così fortunati come noi. Non puoi accontentare come sempre tutti, però questi ragazzi con questo tavolo sulla disabilità saranno con noi spalla a spalla, anche nelle fasi progettuali di tante cose importanti di questa città, presenti e future, laddove noi abbiamo già pensato a tante cose, ma loro forse ci aiuteranno a pensare ancora meglio.